Adesso c'è una persona, il giudice, poi il posimato, io lo chiamo giudice anche se oggi è tornato a esercitare l'avvocatura, ma per me è il giudice il posimato, che io sono un ingegnere, io ho bisogno di gente del ramo per poter capire queste cose, e il posimato, il giudice il posimato mi aiuta a farle capire. Grazie. Grazie, grazie. Mi sono preparato un po' per evitare di uscire fuori dai limiti temporali che mi sono stati imposti, e quindi farò un brevissimo intervento, però vorrei fare un breve excursus un po' sulla questione delle indagini che sono state condotte da Borsellino e Falcone prima che poi venisse fuori una parte della verità attraverso quelle intercettazioni che volevano precludere. Allora, io volevo dire questo, che nel momento in cui nel 2008 la Procura di Palermo, dopo 25 anni di depistaggi e di deviazioni sulle stragi di Capaci di Via D'Amelio, cominciava a fare luce su autori e mandanti occulti anche dentro le istituzioni, ed emergeva chiaro che Via D'Amelio era stato l'ultimo tragico e vergognoso episodio della strategia della tensione, iniziata a Piazza Fontana il 12 dicembre 1969 per alterare gli equilibri politici esistenti, e ci fece sperare che i colpevoli ancora in libertà venissero assicurati alla giustizia, cominciò l'isolamento dei magistrati di Palermo. E nel momento in cui si accertava che il momento delle stragi era nel fatto che Falcone e Borsellino avevano scoperto che insospettabili legami tra Cosa Nostra e l'alta finanza nel nord Italia, e che Falcone aveva scoperto l'esistenza di Glavio nel 1990 e voleva riaprire le indagini sui delitti Mattarella, la Torre e dalla Chiesa, che erano probabile opera di Glavio, che è un'organizzazione eversiva internazionale della quale fanno parte la CIA, i servizi segreti italiani, i poteri eversivi, Ordine Nuovo e uomini politici di destra, parte della Democrazia Cristiana di destra, questo è Glavio. Ebbene, questa Glavio ha avuto la responsabilità di molti dei delitti che sono stati commessi in Italia, come avevano capito Falcone e Borsellino. Ma vorrei anche dire che negli ultimi tempi una parte della verità è venuta fuori, e cioè è venuta fuori la verità che consiste nel fatto che le stragi di Capaci, di Via D'Amelio e quelle successive del 1993 a Via Fauna e poi a San Giovanni, e la strage del 1994 all'Olimpico, erano tutte funzionali a un disegno politico, cioè a favorire l'avvento al governo di questo paese di Silvio Berlusconi e della sua banda. Questo è stato detto da alcuni collaboratori di giustizia, e queste cose sono state confermate anche da Piero Grasso, il quale non è sospettabile di essere un fazioso, ha detto che queste stragi sono sicuramente determinate da una volontà di imporre dei regimi politici diversi da quelli che la democrazia avrebbe consentito di imporre. Ecco, io però vorrei fare adesso una brevissima riflessione su quest'ultima vicenda che riguarda il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica davanti alla Corte Costituzionale e rispetto alla decisione della Corte Costituzionale, la quale ha citato l'articolo 271 affermando che le intercettazioni telefoniche intercorse tra
Nicola Mancino e il Presidente della Repubblica devono essere distrutte. Secondo me è una decisione illegittima, è una decisione che contrasta con il codice di procedura penale che non è stato modificato. Perché? Perché non si può omologare il segreto professionale che appartiene agli avvocati, ai medici, ai sacerdoti, con un segreto privato del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è persona che gode dell'immunità politica, ma non dell'immunità penale. L'immunità, il Presidente, questo non lo dico come io, lo dicono tutti i costituzionalisti che io ho consultato prima di fare questo intervento, pur io rispettando ovviamente tutte le cariche dello Stato, a partire dalla Costituzione, al Presidente della Repubblica che è il primo garante della Costituzione. Per cui il riferimento all'articolo 271,3 del codice di procedura penale è sbagliato. O la Corte Costituzionale abrogata e dichiarava incostituzionale una parte del codice di procedura penale che prevedeva e che prevede l'utilizzazione delle conversazioni anche casuali, quali quelle di cui discutiamo, oppure, essendo rimasto in vigore il codice di procedura penale, questa decisione è illegittima, e questo lo ritengono il 90% dei costituzionalisti, da Zagreb Dresci a Callastere ad altri che io ho consultato. E quindi allora io credo, vorrei chiedere alle agende rosse e a Salvatore Borsellino se non sia il caso di proporre un ricorso alla Corte di Strasburgo dei diritti dell'uomo, perché ritengo che ci siano tutti i requisiti per fare un ricorso a Strasburgo. Ne ho parlato già con alcuni avvocati e c'è la necessità di fare in modo che le decisioni sbagliate anche della Corte Costituzionale siano sottoposte al vaglio della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Quindi io vi consegno questa mia proposta e spero che le aziende rosse e Salvatore Borsellino, che ha fondato le aziende rosse, possano valutare l'opportunità di fare questo ricorso, perché secondo me è fondato, non è un fatto demagogico, è un fatto necessario. Vi ringrazio. Sicuramente noi ascolteremo il consiglio, per questo dico che io ho bisogno di persone, di magistrati che ci possono dare dei consigli sulle vie legali da seguire. Noi ci mettiamo la lotta, ci mettiamo il cuore, ci mettiamo la nostra pazzia nel continuare a gridare, continuare a chiedere giustizia, però abbiamo bisogno anche di questo tipo di supporto da magistrati come il Presidente. Adesso